Erano tre punti pesanti quelli in palio al comunale tra Corato e Barletta. Ad aggiudicarseli sono stati i biancorossi al termine di una gara nervosa decisa da un gol di Lorusso a metà del primo tempo. Per il primo dei tre incroci tra le due squadre, che saranno protagoniste nel mese di novembre anche della semifinale di Coppa Italia, il tecnico del Corato Zinfollino si affida a Sguera e Manzani, mentre quello del Barletta 5 conferma in avanti Lorusso sostenuto da Scialpi, Barsi e Negro. I primi 10 minuti di gara sono a dir poco vivaci. Ad aprire le ostilità è il Barletta, che centra una clamorosa traversa con Scialpi direttamente da calcio di punizione dopo appena 2 minuti. Dall'altra parte è Sguera, uno dei tanti ex in campo, a provarci con un colpo di testa, palla a lato. A farsi preferire nella fase iniziale del match è il Barletta, che all'ottavo si riaffaccia dalle parti di D'Angelo con Varsi, che ben servito da Scialpi non riesce a trovare la porta. Al minuto 25, proprio dai piedi dell'ex centrocampista del Gallipoli, nasce la rete del vantaggio ospite. Corner perfetto del 10 biancorosso per la testa di Lorusso, nulla da fare per D'Angelo e 0-1. Il gol subito non scuote il Corato, che rischia di capitolare ancora 10 minuti più tardi quando Diomandé non trova la porta davvero per pochi centimetri. Ben più distante dallo specchio della porta è il tentativo di Negro al 40esimo. Il pallonetto del numero 11 in maglia nera su D'Angelo in uscita termina abbondantemente al lato. La ripresa si apre con una situazione analoga. Il pallonetto questa volta è di Lorusso, il pallone è fuori ma non di molto. Il Corato prova a far gioco, il Barletta però si difende bene e riparte con abilità, sciupando al 54esimo una clamorosa occasione. Lancio di aprile per Negro, che elude il fuorigioco e si presenta davanti a D'Angelo, cercando poi l'assist per Lorusso anticipato provvidenzialmente da Cannito in corner. Ancor più clamorosa è la doppia occasione per il Barletta al minuto 67. Lorusso, tutto solo davanti a D'Angelo, esita troppo favorendo l'intervento del numero 1 di casa. Sugli sviluppi dell'azione lo stesso Lorusso serve Varsi, fermato però dal palo. La gara è nervosa, il Corato non riesce a sfondare e ci prova dalla distanza con Zinetti, palla alta. Lo stesso capitano neroverde 5 minuti più tardi lascia in 10 i suoi per doppia ammonizione. La superiorità numerica dei biancorossi però dura poco. Dopo una punizione di Scialpi neutralizzata a fatica da D'Angelo, il Barletta resta in 10 per l'espulsione del giovane Lamacchia. Gli assalti finali del Corato sono confusi, il Barletta tiene il vantaggio e porta a casa 3 punti fondamentali per rilanciarsi in classifica e lasciarsi alle spalle i rivali.